È un prodotto di nicchia e lo dicono pure gli addetti ai lavori. Ma non bisogna sottovalutare il giro d'affari che c'è intorno a questo dolce tutto toscano, anzi no, senese, meglio specificare. Ed è tanto radicato nella tradizione che gli hanno dedicato anche un convegno. Di che si tratta? Vediamo. Il panforte. Giacché siamo a parlare delle invenzioni, dove mi metti il panforte? Il panpepato? Dimmi un'altra città che abbia inventato dolci più salutaferi e più buoni. Quello lì. Il dolce tipico senese diventa IGP, una scelta dettata da considerazioni storico-economiche, come emerso dal convegno organizzato a Siena dall'Accademia della Cucina Italiana e dalla Fondazione Quali Vita. Istituzionalmente noi abbiamo la missione di difendere tutto quello che è gastronomia e prodotto italiano in Italia e nel mondo. Panforte, dolce di nicchia, documentato fin dal 1206, ma che ha sicuramente origini ancora più remote, oggi costituisce una realtà economica importante. Ci sono in provincia di Siena più di 50 produttori del panforte, ci sono più di 500 addetti e si sfiora, diciamo, pur essendo un mercato di nicchia, forse di super nicchia, ma raggiungiamo quasi 100 milioni di fatturato. Il che per noi è una realtà estremamente importante. Ambasciatore della gastronomia italiana nel mondo, il panforte vanta ormai un numero ragguardevole di imitazioni, da questo la necessità di tutelarlo. In questo caso ha senso promuovere un IGP, ha senso tutelare il prodotto perché non ha solo oltre una vocazione territoriale, ma va anche al di fuori, in Italia e soprattutto anche nei mercati esteri. Nel senese il panforte lo prendono sul serio. Fioriscono le dispute sulle ricette, sulle origini, sulle varie tipologie. Si parla di storia e di antropologia. E si gioca al lancio del panforte, con un dolce di peso e dimensioni codificate. Sono sfide accanite, il tiro più ambito è quello a capanna, quando cioè il panforte si ferma in bilico sul bordo del tavolo di gioco. E quando il panforte si spezza, allora si mangia.